Ho smesso di essere omosessuale molto tempo fa. Per un po' di tempo lo ero al 50%. Adesso ho delle tentazioni solo quando sono in Giappone. Non dubito mai di me stesso. Ho conosciuto mia moglie perché uscivamo con lo stesso ragazzo. Poi ci siamo sposati e ognuno di noi ha continuato a frequentarlo. Nel nostro mestiere non si può che essere bastardi. La gente diventa molto più efficiente se sottoposta a un regime dittatoriale. E io non sopporto la gente che perde tempo. Nel mio campo so di essere il migliore. Tra me e gli altri non c'è competizione. Sono apolitico. Tutto quello che dico è provocatorio. È un pretesto per fare del teatro. Nella mia famiglia la maggioranza sono pazzi. O sono già in manicomio, o ci stanno andando, o ne sono appena usciti. Vorrei poter pensare che la pazzia dipende dal fatto che la nostra famiglia è costituita da geni. Ma temo che non sia vero. David Bowie è un marziano inglese. È nato 30 anni fa a Brixton, un quartiere della periferia di Londra. Ha cominciato a leggere fantascienza molto presto e una decina d'anni fa, ai tempi di 2001 Odissea nello spazio, ha scritto la sua prima canzone di successo, Space Oddity, stranezza spaziale appunto. Da quel giorno David Bowie è una pop star e la sua vita è diventata travolgente. Come in una piramide capovolta, dal mondo della fantascienza è risalito sulla Terra con onde sempre più larghe di curiosità e di conoscenza che ogni volta Bowie ha trasformato in musica. Ogni suggestione è stata catturata per cambiare continuamente pelle. L'ambiguità sessuale, la provocazione politica, un esibizionismo da dandy, poi il cinema, la pittura, gli incontri con persone e cose prima sconosciuti hanno eccitato la sua insolenza di trasformista. L'America ha consacrato il successo di David Bowie come cantante e come protagonista del jet set. Ma lui oggi ne è stufo, non riceve più stimoli. Così ha abbandonato l'America, ha abbandonato anche le canzoni, il rock, il soul. Lavora molto sulla musica elettronica. Ed è venuto a vivere nel cuore della vecchia Europa. Di questi tempi lo si può incontrare a Roma, a Deauville o sotto il muro di Berlino. Just
Ho registrato Heroes a Berlino, una città di contrasti, un posto stimolante per lavorare. Dalla sala di regia, appena 16 metri di distanza da me, vedevo il muro di Berlino. Vedevo le torrette, le guardie, e le guardie erano armate di fucile. Sotto il muro c'è una panchina. E a mezzogiorno in punto, ogni giorno, mentre registravo, una coppia, tutti e due di Berlino Ovest, si incontravano su quella panchina, sotto il muro, sotto gli occhi delle guardie. Avrebbero potuto incontrarsi in altri 100 posti, ma sceglievano di incontrarsi sotto il muro. E su tutto questo ho scritto Heroes. Ero nello studio e i nastri giravano. Osservavo la situazione e sono stato capace di incapsulare questa situazione in quel preciso momento, così, al volo. Proprio per questo sono nel rock and roll. Membro aziendale. In aumento 9-4. Scimmione, io sono il vecchio cattivo Scimmione. Se non avete nulla da dire, la sentenza della corte sarà eseguita. Cosa che non abbiamo potuto fare. È completamente pazzo, ecco cosa abbiamo non va. Fatto a guidare. Vorrei spiegare qualcosa riguardo a quello che sto facendo nel rock and roll. Come potrei iniziare? Vediamo.
La vita che sto vivendo incorpora molta più tecnologia di quanto ciascuno di noi possa credere. Uscite dalla mia mente, tutti, tutti! 9-5, sta forzando! 9-6, correte! Lasciate la mia mente libera! Il problema per me non sta tanto nelle apparecchiature tecniche, ma nel ritmo del cambiamento, la velocità con cui cambiamo. Ripari al fondo! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Prego, andate via, andate via! Andatevene! La nostra linea di conoscenza è cambiata proprio così, in una curva, in una velocissima curva. E noi siamo da qualche parte. Sapremo dove siamo solo alla fine della curva. Per noi non è facile capire il ritmo di questo cambiamento. Il sogno di David Bowie è rendere la musica immagine, fare dei suoni che siano dei film. Per ora è un regista, Nicholas Roeg, che ha fatto un film su di lui, sulla sua storia di marziano, l'uomo che cadde sulla Terra. Non ho la minima idea di cosa sarò l'anno 21. Un pazzo scatenato, un figlio dei fiori, un dittatore o un reverendo. Chi lo sa?